Salute e salve, benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 154, il senza naso. Questo episodio è dedicato a Pier Nicola Salute che mi sostiene da Ginevra a livello Leonardo da Vinci da quasi 2 anni. Grazie Pier Nicola e spero che la passeggiata sul cammino di San Tommaso sia andata in porto. Ringrazio tutti i 471 mecenati, meno 29 a Istanbul. Ringrazio in particolare tutti i nuovi arrivati per questo episodio, tutti a livello Marco Polo. David Warren, Nonna Maria dagli Stati Uniti, Stefano Bisello, Massimo Cubelli, detto Il Cubo, e Peru Peru. Grazie a Johan e Francesco per il passaggio a Taipei. Ricordo a tutti i parte napoletani e i partenopei che sarò nel Ducato Bizantino di Napoli a metà marzo. Ho organizzato una presentazione alla UBIC di Napoli il venerdì 15 marzo alle 18.30, nel quale presenterò il miglior nemico di Roma e risponderò a tutte le vostre domande sulla storia dei Goti o su qualunque altra cosa. Yammeya, accata de vil. Non solo, altro annuncio, e questa è la prima volta che lo dico, il 19 maggio sarò al Live Club di Trezzo sull'Adda, tra Milano e Bergamo, per la sesta adunata di Feudalesimo e Libertà. Se non sapete cos'è Feudalesimo e Libertà, cercatelo sui social e poi ringraziatemi. In descrizione trovate un link per acquistare il biglietto e sì, ovviamente ci sarà un firmacopie. Il biglietto include una serie di concerti della grande adunata, quindi non è ovviamente solo per il mio intervento. Vedrete che ci sarà da divertirsi. Nello scorso episodio Cartagine è caduta e l'impero ha iniziato il suo travagliato periodo della seconda anarchia militare. Leonzio ha spodestato Giustiniano e Apsimar ha fatto lo stesso con Leonzio. Questo episodio è un viaggio nei primi anni dell'VIII secolo, che ho voluto ancora includere nella narrazione del VII. A mio avviso siamo ancora in quella storia e proverò a dimostrarvelo con questo episodio. Perché oggi, dopo averlo dato per sconfitto, un protagonista del VII secolo torna a colpire. Giustiniano II, il senza naso, sfiderà tutti gli elementi, fuoco, mare, terra, vento, pur di giungere al suo obiettivo. Perché Giustiniano II avrà la sua vendetta, in questa vita o nell'altra. Prima di parlare di Giustiniano, in questo episodio, come spesso accade, iniziamo a narrarvi di Longobardi, per coprire nel migliore dei modi la brutale guerra civile della dinastia bavarese che porterà alla sua definitiva estinzione. Ricordo che i Letinghi bavaresi sono la dinastia di lunghissima tradizione che governava i Longobardi già ai tempi di Giustiniano, anzi, molto prima, e che a tratti ha sempre avuto una grande importanza nella politica longobarda. Se le leggende longobarde sono corrette, i Letinghi hanno governato sul popolo dei Longobardi nel V e parte del VI secolo. Da allora noi li chiamiamo Letinghi bavaresi perché la discendenza diventa matrilineare attraverso Teodolinda, discendente dell'ultimo re dei Letinghi. Teodolinda era figlia di una principessa longobarda e del duca Garibald di Baviera, a sua volta appartenente ad uno dei grandi casati nobiliari dei Franchi, gli Agilolfinghi, che discendevano dalla casata regnante degli Svevi. Vi ricordate il loro piccolo regno in Iberia? Gli Svevi erano stati uno dei popoli che era entrato in Gallia in quel fatidico capodanno del 406, il crollo della diga, come l'ho ribattezzato io. Alla fine tutta la storia dell'Occidente ex romano sembra risalire a quel 31 dicembre del 406, una data da veramente segnare sul calendario. Comunque sia, dopo Teodolinda e Agilulfo abbiamo avuto Gundeperga, moglie di due re, Arioaldo e Rotari, per poi passare al ramo cadetto della famiglia, discendente del fratello di Teodolinda.
Nella sua linea abbiamo avuto Ariperto I, re dal 653 al 661, Pertarito, re dal 661 al 662, quando fu detronizzato da Grimoaldo, e poi ancora dal 671 al 688, dopo aver recuperato il regno. Infine abbiamo avuto Cuniperto, re dal 688 fino a fine secolo, il 700. Alla morte di Cuniperto, questi aveva lasciato un giovinetto con il titolo di re, Liutperto, sotto la tutela però di un uomo fatto e finito, tale Asprando, duca di Asti. Come sempre nel regno longobardo, la successione dinastica non era però mai scontata, soprattutto quando passava attraverso il regno di un bambino. Cuniperto cercò di evitare in tutti i modi il solito destino riservato ai giovani re longobardi, vedere alla voce Adaloaldo. E lo fece non lasciando la tutela del figlio alla sua regina, ma ad un uomo fidato, come era appunto Ansprando. Non bastò comunque, perché in giro c'erano altri leitinghi bavaresi che potevano reclamare il trono. Vi ricorderete forse che Pertarito, inizialmente, aveva regnato con suo fratello, da me definito Carneade. Questi, prima di morire a causa di uno spiacevole incontro con la spada di Grimoaldo, aveva fatto in tempo a generare un erede, che chiameremo Carneade II. Come Carneade I, anche Carneade II desiderò e infine riuscì a diventare re, non che gli valsa molto, come vedremo. Cuniperto aveva nominato suo cugino Carneade II a duca di Torino, una delle massime cariche del regno, ma il nostro eroico Carneade II ringraziò il suo benefattore ribellandosi contro il figlioletto di questi, Liutperto, che tra l'altro era anche suo nipote. Zio Carneade II riuscì a radunare un forte esercito e affrontò le forze di Ansprando in una battaglia decisiva, combattuta nei pressi di Novara nel 701. Vinta la battaglia, Carneade II fu acclamato re dal Gairtings e associò subito al trono suo figlio Ariperto II, pronipote del nostro vecchio Ariperto I, il vero rifondatore della dinastia bavarese. Mi seguite? A quanto pare non ci furono particolari punizioni contro la fazione avversa, come da tradizione longobarda. Liutperto, per esempio, fu lasciato in vita. Carneade II aveva deciso di provare ad essere magnanimo nella vittoria, proprio come un Giulio Cesare. Ed è qui che salutiamo Carneade II, perché anche egli seguì il destino del padre, morendo pochi mesi dopo aver ottenuto il regno. Non è chiaro se fece la fine di Cesare, ma sembrerebbe dalle parole di Paolo Diacono che la sua fu una morte naturale. Scomparso Carneade II, suo figlio Ariperto II sarebbe dovuto diventare re, anzi, in teoria lo era già, perché era stato già associato al regno. Lo so, tanti nomi, ma in sostanza stiamo assistendo ad una lotta per ora fra la famiglia di Pertarito e quella di suo fratello Carneade, e i Carneadi, per farla corta, stanno vincendo. Ma Ansprando, capo della fazione dei Pertaritiani, non aveva ancora deciso di gettare la spugna. Si alleò con diversi altri duchi, tra questi Rotari di Bergamo. Le due fazioni si affrontarono di nuovo in battaglia, questa volta nei pressi della capitale Pavia. Era probabilmente l'inizio del 702. Cambiare il campo di battaglia, ahimè, però non giovò ad Ansprando, che ottenne lo stesso risultato dell'anno precedente. Ariperto II schiacciò l'esercito di Ansprando e riuscì perfino ad impadronirsi del giovane Liutperto, teorico portabandiera della fazione avversa. Ansprando riuscì a fuggire e si rifugiò nella solita isola Comacina, l'ultima ridotta di tutti i Longobardi sconfitti. A questo punto la guerra civile si complicò ancora perché il duca Rotari, tornato a Bergamo, si fece acclamare re dai suoi. Chissà se era dello stesso casato del vecchio Rotari, gli Arodingi. Lo ritengo, se non probabile, almeno possibile, perché questo gli avrebbe garantito quel minimo di legittimità necessaria per proclamarsi re. Insomma, ora abbiamo tre attori: Ariperto II a Pavia, Ansprando all'isola Comacina e Rotari a Bergamo. Ariperto non rimase però con le mani in mano, ma mosse immediatamente contro Rotari, evidentemente l'avversario più formidabile. Leggiamo questo passo di Paolo Diacono. Espugnata dapprima Lodi, pose l'assedio a Bergamo, e stroncandone le difese con gli arieti e diverse macchine da guerra, in poco tempo e senza alcuna difficoltà la conquistò.
Ecco il primo segno che i Longobardi ormai ad inizio VIII secolo erano riusciti ad afferrare i segreti della poliorcetica, quelli che erano sempre sfuggiti ai Goti, che abbiano per caso letto il libro Assedi, come farli e come subirli, che nessun Goto si era mai preso la briga di leggere. Comunque sia, presa Bergamo fu la volta di Ansprando. Pochi giorni dopo la caduta di Rotari, l'ex tutore di Liuperto vide arrivare la grande mole dell'esercito di Ariperto, forte della fama di espugnatore di fortezze. Ansprando non era un cuor di leone e perse allora ogni speranza. Abbandonò la fortezza dell'isola Comacina e fuggì a gambe levate verso nord. Paolo, curiosamente, ci informa del suo percorso. Passò per Chiavenna, per il passo dello Spluga, e si rifugiò prima nella futura Svizzera, e poi di qui in Baviera, dal duca Teodo di Baviera. Teodo regnava sui Baiuvari o Bavaresi, dalla sua capitale di Ratisbona, antica fortezza romana sul Danubio. L'indebolimento dei Franchi gli aveva permesso di recuperare in sostanza una quasi totale indipendenza. Teodo apparteneva anche lui alla dinastia degli Agilolfinghi, la casa regnante bavarese che dominerà sulla regione fino ai tempi di Carlo Magno. Gli Agilolfinghi proveranno nel corso dell'VIII secolo ad avere una politica estera indipendente da quella dei discendenti di Pipino di Herstal, i Carolingi. Vedremo poi come andrà a finire. Teodo era un lontano parente di Teodolinda, discendente anche lui da Garibald, il primo duca di Baviera. Non solo, a quanto pare, anche la madre e la nonna di Teodo erano a loro volta delle principesse longobarde. Da questi legami parentali capiamo quanto stretto fosse sempre stato il rapporto tra le case regnanti dei Longobardi e dei Bavaresi, quasi a dirla tutta un'unica famiglia. Piccola divagazione, a quest'epoca il Ducato di Baviera era molto più ampio della già grande moderna Baviera. A sud il suo confine era in sostanza il moderno Alto Adige. Bolzano era quindi parte del dominio dei Baiuvari, assieme alla moderna Innsbruck. Lo stesso dicasi di buona parte della moderna Austria occidentale, fino al confine con il territorio dominato dagli Avari. Il confine orientale del dominio bavarese passava infatti sul fiume Enns, che sbocca vicino al Linz, sul Danubio. A oriente di questo fiume era terra degli Avari. A nord i confini del Ducato andavano oltre l'antica frontiera dell'Impero Romano, ovvero il Danubio, arrivando fino alle montagne che separano la Germania dalla Repubblica Ceca, la zona dei Sudeti, per chi conosce la storia della Seconda Guerra Mondiale. Verso nord-est, la Baviera confinava quindi con popolazioni per lo più slave, che occupavano la moderna Repubblica Ceca e anche la Germania orientale. Sappiate che Berlino e le città circostanti nascono come villaggi slavi. Ad occidente dei Bavaresi invece c'erano i Franchi di Austrasia che dominavano la Valle del Reno, oltre al Ducato Franco di Alemannia, che corrisponde all'alto corso del Reno, e al moderno Baden-Württemberg, di solito sotto stretto controllo dell'Austrasia. Ma torniamo a Pavia e al re Ariperto II. Questi era riuscito a liberarsi dai suoi avversari. A differenza del padre, che aveva seguito la clemenza politica di un Cesare, Ariperto scelse invece la più prudente politica sanguinaria di un Ottaviano. Rotari di Bergamo fu esiliato a Torino, fatto monaco e poi messo a morte. La fortezza dell'isola Comacina fu smantellata, in modo da non costituire più un rifugio di ribelli oppositori. Il giovane re Liutperto, cugino di Ariperto, fu messo a morte. La moglie e la figlia di Ansprando ebbero il naso e le orecchie mozzate. Al figlio maggiore di Ansprando furono cavati gli occhi. Era la prima volta da quando esisteva il regno dei Longobardi che si prendevano misure così efferate contro gli avversari politici. Pratica invece comune nell'impero romano, quello antico e quello contemporaneo ad Ariperto. Evidentemente, dopo anni di instabilità, il nuovo re voleva mettere una parola fine alle ribellioni e lo fece utilizzando metodi romani. D'altronde le mutilazioni nel corpo squalificano il mutilato al regno. Oppure no? Se doveste chiederlo a Giustiniano II, al momento privo di naso nella sua prigionia in Crimea, avreste magari una risposta differente. Ci fu però una persona che Ariperto si decise a risparmiare. Liuprando, il figlio cadetto di Ansprando. Su questo punto non è chiaro perché Ariperto non si vendicò
anche su di lui, e questo forse getta una luce sul suo modo di pensare. Aveva punito i suoi oppositori diretti, ma non li aveva messi tutti a morte. Quella era roba da imperatori romani pagani. Quanto ad un bambino, perché fargli pagare le colpe del padre? Qualche tempo dopo, anzi, probabilmente su richiesta di Teodo di Baviera, al giovane Liuprando fu permesso di ricongiungersi con il padre in Baviera. Forse Ariperto lo fece per non inimicarsi il suo potente vicino settentrionale. Qualunque fosse la ragione, fu un grosso errore. Lo pagherà con la vita. Se Pavia è preda al caos, le cose non vanno meglio a Costantinopoli. Anzi, Nuova Roma ha già assistito alle prime due rivoluzioni del ventennio di anarchia. Giustiniano II è stato deposto da Leonzio e questi ha pagato con il suo trono il disastro della caduta di Cartagine a favore di Apsimar, ribattezzato Tiberio III. Apsimar aveva ancora meno legittimità a governare di Leonzio, la cui unica colpa era stato il fallimento della missione africana, alla quale d'altronde aveva partecipato Apsimar. La priorità del nuovo sovrano era quindi costruire la legittimità del suo regime con qualche vittoria militare, qualunque tipo di vittoria militare. D'altronde lo sappiamo, la vittoria è il vecchio legittimatore del mondo romano, come la sconfitta il grande delegittimatore. Il nuovo imperatore inviò in missione militare il fratello Eraclio, anche lui ribattezzato come Apsimar usando un nome della dinastia eracliana. Eraclio, ah, quanti ricordi questo nome, avrebbe dovuto saccheggiare la Siria, colpendo di sorpresa il califfato. Nel 699 i romani riuscirono a fare qualche bottino e dei prigionieri, ma lo scopo principale era stato rafforzare la posizione politica di Tiberio III. La risposta di un furioso Abd al-Malik non si fece però attendere e fu una classica tenaglia. Da un lato inviò un esercito in Cilicia con lo scopo di ricostruire Mopsuestia, città più volte citata nel podcast, per farne poi una base per ulteriori missioni contro la Romania. Dall'Armenia un altro esercito califfale invase l'Armenia romana, quel pezzettino che continuava a far parte dell'impero. Tiberio ed Eraclio provarono a resistere su entrambi i fronti, inviando continuamente legna umana nella fucina della guerra, ma ahimè con scarsi risultati. Nel frattempo Tiberio III fu costretto a riorganizzare l'Occidente, visto che l'esarcato d'Africa non c'era più. È intorno a quest'epoca che viene costituito il tema di Sicilia, con uno Stratigos a Siracusa che prese in carico anche la Calabria bizantina, retta da un Drungarios. Anche i pochi rimasugli della dominazione imperiale in Puglia facevano riferimento allo Stratigos di Sicilia e non più all'esarca di Ravenna. Quanto alle altre grandi isole, Corsica, Sardegna e le Baleari, non è chiaro se furono costituite in un tema. Lo Stratigos di Sardegna non è documentato nella sigillografia delle bulle utilizzate nei documenti imperiali. Realisticamente la Sardegna, la Corsica e le Baleari furono costituite in altrettanti ducati, a sua volta rispondenti allo Stratigos di Sicilia. Quanto alla lontanissima Tingitana, in Marocco, entro il 708 l'impero perse questo cruciale porto a favore dell'alleanza tra berberi e arabi, ma non sappiamo esattamente quando e su questo punto ci torneremo nel prossimo episodio. La militarizzazione della Sicilia è un qualcosa di molto significativo. La Sicilia non era un territorio importante da un punto di vista militare dai tempi delle guerre civili della Roma repubblicana. Per tutto il periodo imperiale c'erano sempre stati in Sicilia pochissimi soldati, compresa la breve parentesi del Regno d'Italia di Teodorico e successori. E no, non tengo conto della missione di Costante II, perché quelle erano forze provenienti dall'esterno della Sicilia. La Sicilia semplicemente non necessitava di un importante apparato militare perché non era attaccabile da nessun nemico, questo almeno finché Roma dominava i mari. La sconfitta a metà secolo nella Battaglia degli Alberi aveva iniziato a modificare tutto questo, come ho già detto, ma la presa di Cartagine da parte del Califfato aveva definitivamente trasformato quest'isola in una terra di frontiera. Una frontiera da difendere, visto che si trattava di gran lunga del più importante dominio occidentale dell'Impero Romano. È a quest'epoca che assistiamo a un vero e proprio incastellamento della Sicilia, con piccole città fortificate e castelli costruite in tutta l'isola, questo per difendersi da assalti da parte degli arabi.
E così abbiamo assistito ad un nuovo cambiamento della geografia politica dell'Italia imperiale. Se facciamo mente locale, ormai l'Italia imperiale è divisa in sostanza in tre parti. Quasi tutta la metà meridionale fa capo al tema di Sicilia, incluso Calabria, Corsica e Sardegna. Al centro c'è il Ducato di Roma, sempre più nelle mani del Papa e dell'aristocrazia romana, anche se il fantomatico Duca di Roma è ancora nominato dall'Esarca. Il Ducato di Napoli è a sua volta sempre più indipendente da Ravenna. Il primo duca nominato direttamente dall'imperatore e non dall'Esarca risale ai tempi di Costante II, nel 661. Quanto all'Esarca vero e proprio, la sua autorità è ormai ristretta ai territori dell'Italia settentrionale. L'Esarca, oltre alla Romagna e alla Pentapoli, controlla ancora forse lo stretto corridoio che collegava Roma e Ravenna, il Ducato di Perugia, e infine aveva qualche autorità residua sul Ducato veneziano, il cui territorio erano le lagune venete dall'Adige a Grado, oltre all'Istria. Questo ducato ha come capitale Eracleia, la città di Eraclio, nelle lagune che un tempo si estendevano tra la moderna Venezia e Grado. Il Magister Militum veneziano è ancora di nomina esarcale, ma il potere vero e proprio sta passando nelle mani della classe dei tribuni militari delle varie cittadine dell'arcipelago. Non siamo lontani dal giorno in cui i venetici inizieranno a nominarsi da soli i loro dogi. Oh, pardon, duchi. Tenete a mente questa struttura dell'Italia imperiale perché è destinata ad evolversi rapidamente nel prossimo secolo. Posso preannunciare che ogni pezzo dell'Italia imperiale avrà un destino diverso. Detto questo, per una volta, invece di soffermarmi sempre su Roma, vorrei volgere lo sguardo verso Ravenna, la capitale imperiale, poi esarcale, che stava rapidamente perdendo il suo potere sul resto dell'Italia. Gli esarchi ormai si alternavano rapidamente ad ogni cambio di regime imperiale, senza riuscire più a proiettare il loro potere a molta distanza dalla città. Anzi, ormai la loro autorità era messa sempre più in ombra dallo stesso potere che stava prendendo il sopravvento a Roma. La Chiesa, in particolare la Chiesa ravennate. Abbiamo visto come i vescovi di Ravenna avessero tentato, e fallito, di liberarsi dell'ingombrante patrocinio di Roma. Gli arcivescovi ravennati ormai dovevano essere consacrati a Roma, ma restavano comunque ferocemente avversi a qualunque controllo da parte del vescovo della città eterna. In contemporanea il loro potere materiale ed economico stava crescendo tra gli acquitrini della Romagna. Per illustrarvelo e anche per fare il punto sulla vita comune di una città dell'Italia imperiale, vorrei narrarvi una storia della Ravenna di inizio VIII secolo che è sopravvissuta alle procelle del tempo, perché narrataci da Agnello Ravennate, autore del Liber Pontificalis della Chiesa di Ravenna. Agnello ci narra come ci fosse ai tempi una forte rivalità tra i vari quartieri della città, in particolare tra gli abitanti di Porta Teguriense, la zona di San Vitale per intenderci, e i Posterulani, abitanti della Posterula Latronum, l'antica zona di era repubblicana di Ravenna, dove un tempo c'era il foro, all'VIII secolo una zona periferica e ormai decaduta. Per gli ascoltatori ravennati, e lo so che ce ne sono molti, la zona della Posterula era quella che è oggi tra Via Cura e la Cattedrale, mentre come saprete la Porta Teguriense esiste ancora oggi, anche se è quasi completamente sottoterra. Narra Agnello. Ogni domenica dopo pranzo i cittadini di Ravenna andavano alle varie porte in gruppo e procedevano a combattersi. Non si combattevano solo gli illustri soldati, ma uomini di tutte le età, giovani e adolescenti, di mezza età e anziani, nonché di entrambi i sessi. Eh sì, anche le ragazze se le davano di santa ragione. Comunque sia, un giorno la battaglia tra Teguriensi e Posterulani raggiunse vette degne di West Side Story. Ancora Agnello. I Posterulani, dopo essere stati respinti dalla prima ondata di nemici, furono inseguiti da dei frombolieri e fuggirono. I Teguriensi li inseguirono e lasciarono molti nemici esanimi a terra. Poi giunsero alla porta nemica e, assediando i sopravvissuti, distrussero i chiavistelli e le barre delle porte delle abitazioni. Poi, vittoriosi, tornarono a casa. Altro che Jets e Sharks. Comunque sia, non era ancora finita. Sette giorni dopo,
Di domenica le due porte si sfidarono di nuovo. I ragazzi stavano giocando con dei piccoli cerchi, come solevano fare, ma abbandonando i giochi afferrarono i bastoni e iniziarono a picchiarsi sulla testa. Alcuni furono uccisi da lontano con le fionde, altri ancora si gettarono in battaglia contro uomini fatti e finiti, come se fossero coetanei. Dopo il via libera dato dalla lotta feroce tra ragazzi, intervennero quindi anche gli adulti. Il sangue scorse ancora sulle vie di Ravenna. I Tegurienzi uccisero diversi posterulani con le spade, in una battaglia urbana degna delle sfide tra azzurri e verdi a Costantinopoli. In città nessuno aveva mai visto nulla del genere, e il sangue chiama sangue. Se possiamo fidarci di Agnello, una settimana dopo i posterulani avrebbero organizzato una vendetta molto particolare. Decisero di invitare ognuno un Teguriense a cena dopo la messa, quasi a voler fare la pace. Molti Teguriensi accettarono di cenare con i posterulani in modo da riappacificarsi, ma all'ora convenuta i Teguriensi furono assaliti a tavola dai loro ospiti, in contemporanea e in perfetto stile nozze rosse. Dopo essere stati assassinati, i corpi dei Tegurienzi furono fatti sparire, in modo da nascondere l'orribile delitto. A mettere fine a queste battaglie non fu l'impotente Sarca, ma il vescovo Damiano, di origini dalmate e molto amato in città. Questi ordinò un digiuno espiatorio di 3 giorni, seguito da una processione penitenziale per tutti i quartieri di Ravenna, che unisse tra loro clero e laici. I preti camminavano scalzi e con la cenere sulla testa. I nobili e gli uomini comuni indossavano grezzi cilici di stoffa. Si trattava di una sorta di vestiti a forma di scacchi di grezza tela. Nessuno poteva acconciare o lavare i capelli, cosa che tra l'altro dimostra come, a differenza di quanto ci propinino in continuazione film e serie TV, gli uomini del Medioevo si lavavano regolarmente e consideravano la proibizione di lavarsi e acconciarsi i capelli come una forma di abietta penitenza. Comunque sia, durante la processione tutti si lamentarono e piansero. Ci narra Agnello che alla fine ci fu un miracolo nella zona dell'anfiteatro, vicino alla Porta d'Oro, e che questo pose fine alla iattura. I corpi dei Tegurienzi furono miracolosamente ritrovati, e una pace vigile tornò tra le fazioni ravennati. Ma non temete, le lotte tra quartieri di Ravenna continuarono ad essere documentate fino almeno al IX secolo. Scrive Judith Herring nel suo magistrale Ravenna, capitale dell'impero, crogiolo d'Europa. I combattimenti domenicali di Ravenna sembrano aver perfino influenzato la vicina nascente comunità di Venezia, dove l'addestramento militare con le armi e le lotte con i pugni portarono a vere e proprie sfide di pugilato, che più tardi furono combattute nelle calli e sui ponti dei canali, dando al vincitore l'onore di gettare il nemico nell'acqua per la delizia degli spettatori. Queste lotte sportive avevano sempre dominato le città romane con le loro squadre del circo. Forse Ravenna non mantenne quella tradizione, ma è chiaro che i diversi distretti della città apprezzavano la loro rivalità nel combattimento. La grande corsa annuale di cavalli a Siena, il Palio, affonda le sue radici nella stessa rivalità tra quartieri, più tardi supportata da gilde di artigiani. Le corse dei cavalli, le lotte tra galli, gli orsi danzanti, le lotte tra cani e scimmie o tra uomini deformi, tutto questo faceva parte dello stesso tipo di intrattenimento civico delle città medievali. E così, come avete visto, abbiamo costruito un ponte tra le corse dei cavalli di Roma e le giostre medievali, fino al Palio di Siena e al calcio storico. Nella storia delle città italiane raramente ci sono cesure nette, in una continua evoluzione delle città dall'antichità fino ai nostri giorni. Comunque sia, vi ho narrato nel dettaglio questa storia perché è una delle poche che ci è giunta da quest'epoca che riguarda la vita di tutti i giorni, con le piccole e grandi rivalità e i passatempi dei ravennati nell'alto medioevo. Spero vi sia piaciuto immergervi nella vita di una delle più importanti città italiane dell'epoca. Detto questo, spero abbiate anche apprezzato il ruolo del vescovo di Ravenna, sempre più potente nella sua città. Il vescovo, scomparso l'esarca, a metà VIII secolo erediterà la guida della città, come d'altronde farà, su scala ben più grande, anche il vescovo di Roma. Il vescovo Damiano morì nel 705 e fu sepolto come sempre in Santa Apollinare in Classe, l'equivalente di San Pietro per i vescovi ravennati.
Agnello ci riferisce anche il suo epitaffio. Sempre santificato grazie ai tuoi meriti, illustre sacerdote, in questa tomba giaci, o Damiano. Sebbene tu sia morto nel corpo, la tua fama continua a vivere. Nonostante le tue membra siano sepolte nella terra, la luce sostiene le tue azioni. O benedetto vescovo della terra di Dalmazia, hai preservato la santa Ravenna con le tue preghiere. Avendo Gesù regnato sul mondo intero in un'epoca più propizia, ha scelto di donarti al suo popolo in questa nostra epoca. Discusso di Ravenna, è tempo di discendere la Merina e la Flaminia e vedere invece cosa combinano i papi a Roma. L'autorevole Papa Sergio morì, come abbiamo detto, nel 701 e al suo posto fu eletto l'ennesimo Giovanni, nato in Grecia e quindi anche lui, al solito, un ellenofono. Giovanni VI ereditò dal suo predecessore la ferma opposizione al Concilio Quinisesto. L'imperatore Tiberio III non era molto interessato al concilio del deposto Giustiniano II, ma ci teneva moltissimo all'autorità imperiale nella vecchia Roma. Voleva ribadire l'appartenenza di Roma all'impero. La Roma di Sergio si era ribellata ai voleri dell'imperatore e andava punita, anche se in ritardo e fuori tempo massimo. L'obiettivo ovviamente era dissuadere l'arcipelago di territori imperiali occidentali dalla deriva lontano da Costantinopoli. A tal fine Tiberio III pensò bene di utilizzare la solita arma. Nel 702 nominò un nuovo esarca, Teofilactos, o in italiano Teofilatto. Il nostro Teofilatto, all'atto della nomina, era strategos della Sicilia, segno di quanto questa carica fosse diventata rapidamente la più importante in Italia dopo quella dell'esarca. Teofilatto, d'altronde, era solo il secondo strategos della Sicilia. Comunque sia, Teofilatto ormai aveva ai suoi ordini un piccolo esercito siciliano e probabilmente dubitava della fedeltà invece di quello ravennate. Dunque, invece di viaggiare via nave a Ravenna e poi discendere a Roma, come la consuetudine imperiale, scelse di navigare direttamente dalla Sicilia a Roma. Cito il Liber Pontificalis. Il ciamberlano e patrizio Teofilatto, esarca d'Italia, venne dai distretti della Sicilia a Roma. Sapendo che stava arrivando, i soldati di tutta Italia si ribellarono e raggiunsero le porte di Roma per causargli guai. Siamo insomma di nuovo alla situazione che abbiamo visto pochi anni fa con Sergio. L'esercito esarcale e quello romano fanno da scudo al patriarca di Roma. Un po' per difenderlo da qualunque angheria da parte dell'inviato imperiale, un po' per ribadire la loro autonomia da Costantinopoli. In sostanza, la parte centro-settentrionale dell'Italia imperiale sta rapidamente diventando ingovernabile. Come ai tempi di Sergio, secondo il Liber Pontificalis, la crisi sarebbe stata disinnescata da Papa Giovanni VI. Leggiamo. Per assicurarsi che l'esarca non fosse ferito, il pontefice si interpose di persona, chiuse le porte della città e inviò dei sacerdoti agli accampamenti e, con ammonizioni benefiche, pacificò la rivolta. O almeno questo è quello che la versione ufficiale papale vorrebbe farci intendere. Non scritto si capisce che l'esarca era già entrato a Roma e può benissimo aver chiesto lui di chiudere le porte sulle mura aureliane per poi costringere il Papa ad inviare negoziatori al campo avversario. Tanto che il Liber ci informa poco dopo che alcuni cittadini di Roma furono puniti per aver collaborato con l'esarca. Evidentemente la sua autorità in città non era poi così labile. Comunque sia, Teofilatto alla fine si rassegnò a ritirarsi a Ravenna, abbandonando una Roma sempre più riottosa e andando verso una città che non l'amava, dove era acquartierato un esercito che si era apertamente ribellato al suo volere. E d'altronde non si sa più nulla di lui per il resto del suo mandato, che terminò nel 705, in corrispondenza con quello del suo patrono, Tiberio III. Quello che intuisco però è che Teofilatto non si deve essere sentito in dovere di difendere il ducato romano. Se il Papa voleva diventare indipendente, beh, pensasse lui a difendere il ducato. E il primo test d'altronde arrivò molto presto perché Roma finì sotto attacco dei Longobardi meridionali.
Mentre Culiperto e i suoi predecessori avevano mantenuto uno stretto controllo sul ducato beneventano, tenendolo all'interno della pace generale tra Longobardi e Italia imperiale, la guerra civile tra Ansprando, Rotari e Ariperto II aveva donato nuove opportunità di indipendenza al duca di Benevento, in questo caso Gisulfo I. Notare il nome Gisulfo, lo stesso di Gisulf, primo duca di Friuli e parente di Alboino. Il ducato beneventano continua ad essere dominato dai Gausi del Friuli. Comunque sia, mentre a nord i Longobardi lottavano tra loro, è possibile che Gisulfo di Benevento strinse, se non proprio un'alleanza, almeno un accordo di non belligeranza con l'Esarca. Poi colpì a sorpresa il ducato romano, che non fu difeso in alcun modo da Teofilatto. In una rapida campagna militare, Gisulfo conquistò la valle dell'Iri e le città di Sora, Arce e Arpino, sì proprio l'Arpino dove nacque Cicerone. La conquista di questo piccolo territorio serviva soprattutto, a mio avviso, a collegare meglio i territori del ducato. Per la valle dell'Iri, infatti, si passa rapidamente dall'Abruzzo alla Campania, due regioni appartenenti al ducato di Benevento, ma le cui comunicazioni fino a questa data erano ostacolate dal ducato romano. Comunque sia, dopo la conquista della valle dell'Iri, l'esercito beneventano non si fermò, anzi marciò minacciosamente lungo la via Latina, accampandosi in un luogo ad appena 5 miglia dalle mura aureliane, quasi a voler dimostrare l'impotenza dell'esercito del ducato romano. Anche in questo caso Giovanni VI inviò dei suoi messaggeri per negoziare con Gisulfo. Questi ottennero il ritiro dei Longobardi del sud, ma non ottennero indietro le città perdute e comunque dovettero pagare un forte tributo ai Longobardi. Il ducato romano era evidentemente ancora troppo debole e aveva ancora bisogno della protezione imperiale. Presto i successori di Giovanni VI cercheranno di rimediare alla frattura dell'impero, almeno per un'ultima volta. Quanto a Gisulfo, questi decise di consolidare le sue conquiste con un'importante, nuova iniziativa, la fondazione di uno dei più importanti monasteri d'Europa, San Vincenzo al Volturno. Questa grande istituzione monastica, la Bobbio del Sud Italia, fu fondata secondo la tradizione nel 703, un anno dopo la spedizione di Gisulfo a Roma. Il territorio è quello dell'Alto Molise, il monastero, che oggi è considerato uno dei siti più importanti di archeologia medievale in Italia, si trova a circa 2 chilometri dalle sorgenti del Volturno, vicino alla terra dominata dai bulgari del Molise. L'ampio territorio centrale del monastero, la sua dote originale, fu donata dal duca Gisulfo I, ma sarà la classe dirigente longobarda del ducato a farne la fortuna, perché a partire dall'VIII secolo aumentarono vertiginosamente le donazioni alle istituzioni religiose, vietate dall'editto di Rotari, ma che saranno legalizzate di qui a qualche anno da un certo Liutprando. Ne parleremo. I primi abati dell'abbazia furono 3 nobili beneventani longobardi, Baldo, Tato e Taso. È probabile che adottarono sin dall'inizio, o almeno da metà VIII secolo, la regola benedettina. San Vincenzo al Volturno è interessantissimo per diverse ragioni. Il sito fu abbandonato a più riprese nel corso dei secoli, nel X secolo a causa delle incursioni arabe e poi dopo il XIV secolo in seguito al generale declino delle istituzioni monastiche. A differenza della vicina Monte Cassino, quindi, è stato possibile scavarne sistematicamente le rovine fin dagli anni Ottanta. Si è scoperto che il monastero fu fondato tra le rovine di una villa tardoromana abbandonata da molto tempo e che un tempo forse fungeva da sede della diocesi tardoantica del Sannio. La fondazione di monasteri in antiche ville è troppo frequente per essere casuale. Evidentemente il territorio della villa era stato incamerato al patrimonio fiscale del ducato, dopo essere stato abbandonato in seguito probabilmente alla guerra greco-gotica. Sempre a lei. L'abbazia originale si estendeva su circa 5.000 metri quadrati, ma all'epoca di Carlo Magno fu enormemente ampliata con un grande progetto monumentale fino a diventare una piccola città monastica che ospitava più di 300 monaci, oltre a molti dipendenti e servitori.
Nel sito è stato rinvenuto un ciclo di affreschi che risale al IX secolo. Purtroppo si tratta di un'area archeologica che non ho ancora avuto il piacere di visitare, nonostante sia vicina al mio Abruzzo, a pochi chilometri da Alfedene e Roccaraso. Chi lo ha fatto, però, mi ha descritto un luogo molto suggestivo. Se vivete nei dintorni, tenetene conto per una gita fuori porta. Potete unirla alla visita del Museo di Campobasso che ospita i resti dei Bulgari del Molise o al Santuario di Pietrabondante di epoca sannitica, probabilmente il luogo dove fu decisa la rivolta dei Sanniti contro Roma ai tempi della guerra sociale narrata in Guerre Incivili. Su via, negli ultimi episodi spero di avervi dimostrato che non è vero che il Molise non esiste. E se lo dice un abruzzese, ci potete fare affidamento. È giunto ora il tempo di tornare a volgerci verso Oriente. Tiberio III a Costantinopoli vedeva come il suo mondo andava restringendosi attorno a sé. Cartagine era perduta, i suoi tentativi di ristabilire il controllo su Roma erano falliti, la guerra in Oriente non andava per nulla bene. Dopo il raid di suo fratello Eraclio, Abd al-Malik aveva reagito invadendo l'Armenia romana, in sostanza il territorio di Teodosiopoli nell'attuale Anatolia centrale. In contemporanea il califfato aveva inviato eserciti in Cilicia per terminare la conquista di questa regione. Con questa mossa stritolante su due fronti, la frontiera romana continuò ad arretrare di fronte all'implacabile pressione della superpotenza araba. Immagino che Tiberio deve aver maledetto il giorno in cui Giustiniano II aveva scelto di stracciare l'accordo di pace con Abd al-Malik. Le notizie dei disastri iniziarono a filtrare come uno stillicidio in Crimea, nel luogo dove il nostro senza naso Giustiniano viveva il suo esilio, durante il quale aveva nutrito quotidianamente il fuoco del suo disprezzo e odio per i torti che aveva subito da uomini inferiori. Leonzio e Apsimar si erano dimostrati dei pessimi governanti. Come avevano osato sostituirlo? D'altronde Giustiniano era il figlio di Costantino IV, il nipote di Costante II, il proprio nipote di Eraclio, il salvatore dell'impero. Chi era questo Apsimar con quel nome da goto? Con che diritto sedeva sul trono dei Cesari e degli Augusti? Il senza naso non fece mistero dei suoi propositi e questo lo mise presto nei guai, nelle parole del patriarca Niceforo. Giustiniano andava declamando a Cherson, in pubblico, che un giorno avrebbe riconquistato il suo impero. Sospettando di essere in pericolo, gli abitanti della città pianificarono di uccidere l'ex imperatore, o almeno di inviarlo come prigioniero ad Apsimar. Ma Giustiniano a Cherson aveva ancora degli amici. Qualcuno gli inviò una soffiata e il senza naso ne approfittò per dileguarsi, rifugiandosi presso i Goti. Sì, avete sentito bene, i Goti. Infatti, quando gli Unni erano arrivati nel IV secolo nella terra dei Greotungi, in quello che sembra più di 3 secoli fa perché è così, il grosso dei Goti era fuggito via o era finito sotto il tallone degli Unni in Pannonia, come i nostri amici Ostrogoti di Teodorico. Ma una piccola comunità di Goti era rimasta a vivere in Crimea, in particolare nella parte più meridionale della penisola. Teodorico aveva perfino provato ad arruolarli per la sua missione in Italia, ma questi non lo avevano ascoltato. I Goti di Crimea erano diventati d'altronde un piccolo popolo sedentario e pacifico. La loro capitale era Teodoros, che il patriarca Niceforo e Teofane chiamano Doros. Nota a margine, non si sa fino a quale data i Goti della Crimea mantennero un'identità indipendente, ma sono ancora citati nel XV secolo, all'epoca di Tamerlano che inviò dei messaggeri a contattarli. Insomma, i Goti sono in Crimea per restare. Ma i Goti di Crimea erano troppo deboli per sfidare il volere dell'impero. Se il senza naso voleva sopravvivere, aveva bisogno di amici ben più potenti. Nelle vicinanze, dall'altro lato del mare di Azov, c'era la più importante potenza della regione, i Khazari,
che ho già citato nell'episodio 149, a proposito della storia che portò i bulgari a fuggire dalle loro terre per rifugiarsi nell'impero romano, un déjà vu della storia degli Unni e dei Goti, dove i Khazari sono gli Unni. Il capo dei Khazari era il Khagan Busir, che governava un vasto regno dalla sua capitale di Fanagoria, antica colonia greca del Mar Nero. All'arrivo di Giustiniano II, ancora in fuga dagli assassini di Apsimar, Busir fu onorato di ricevere un ex imperatore romano. Non solo, i due conclusero un accordo nel quale il nostro senza naso decise che avrebbe sposato una principessa khazara. Chissà, magari Busir solleticò l'immaginazione di Giustiniano II, facendogli immaginare che un giorno gli avrebbe concesso il supporto necessario per riprendersi il suo regno, quello che Khal Drogo promise a Daenerys Targaryen. A proposito, non conosciamo il nome khazaro della principessa sposata da Giustiniano, ma conosciamo il nome di battesimo che il senza naso volle darle quando questa fu battezzata, il giorno prima del loro matrimonio. Nella storia che sto per narrarvi, questi due promessi sposi, il romano e la khazara, dimostreranno alla fine di amarsi profondamente. E allora, secondo voi, che nome scelse l'imperatore Giustiniano per chiamare la sua bella? Ma ovviamente Teodora. Giustiniano II d'altronde sembra sempre giocare a cosplay di Giustiniano I. Ah, Giustiniano e Teodora, sembra quasi di essere tornati ai bei tempi. La coppia iniziò a vivere la dolce vita dei novelli sposi in un bel palazzo di Fanagoria, donato dal Khagan, ma presto in città giunsero i messaggeri di Tiberio III Apsimar. Offrivano doni e tributi ai Khazari in cambio di un piccolo semplice favore, nelle parole di Niceforo. Quando Apsimar fu informato del matrimonio di Giustiniano, fece pressione sul Khagan dei Khazari con ripetute richieste, offrendo doni e grandi somme di denaro se questi avesse consegnato Giustiniano vivo o, comunque sia, se gli avesse mandato la sua testa. Alla fine, il Khagan acconsentì e promise di fare seguito a quanto richiesto dall'imperatore. Ed è qui che l'avventura di Giustiniano diventa ancora più rocambolesca, perché il Khagan inviò dal senza naso un gruppo di soldati con la scusa di fare da guardia del corpo dell'erede di Eraclio, ma in realtà avevano l'ordine, al momento più opportuno, di ucciderlo. A comandarli c'era un certo Papazis, il capo della guarnigione del Bosforo Cimmerio per conto del Khagan. Ed è qui che intervenne la nostra Teodora, che salvò la vita del suo Giustiniano come la più celebre Teodora, quel giorno a Nika. Teodora venne a sapere tramite i suoi confidenti di quanto era stato pianificato e, tra la fedeltà al padre e quella al marito, scelse quest'ultimo. Giustiniano fu avvertito e si preparò a vendere cara la pelle. Organizzò a tal fine una cena con il comandante della sua guardia, Papazis, una di quelle scene da film in cui due mangiano tranquilli, ognuno cercando di nascondere all'altro i suoi veri propositi. Chissà se nel corso della cena Giustiniano chiese di andare al bagno per prendere una pistola nascosta. Ah no, quello è Michael Corleone nel film Il Padrino, vero? Sa di fatto che, durante la cena, con una scusa Giustiniano si alzò e andò silenziosamente dietro al suo commensale. In mano aveva una sottile e resistente corda. Un passo silenzioso, un rumore rapido e zac! La corda finì sul collo di Papazis. Giustiniano continuò a strangolarlo mentre Papazis lottava invano per cercare di liberarsi. Un rapido muoversi di gambe e di braccia, poi sempre più lento, e alla fine il corpo cade esanime. Prima che la notizia si potesse spargere, Giustiniano uccise di sua mano, con una spada probabilmente, anche il vice di Papazis, che forse beveva fuori la sala da pranzo. Mettetevi nei panni del senza naso. Che fare ora? Giustiniano sgattaiolò fuori dalla sua casa, consapevole di essere inviso a tutte le potenze principali del Mar Nero.
C'era davvero una sola alternativa. Doveva fuggire via da Fanagoria. Una condanna a morte ora pendeva su di lui sia nei territori dell'Impero Romano sia in quelli del Caganato dei Cazari. Dove poteva trovare rifugio? Rimugginando sul da farsi, per prima cosa pregò sua moglie Teodora, già incinta, di tornare dal Kagan. Era certo che Busir non avrebbe avuto il coraggio di torcere un capello a sua figlia. Sistemata la famiglia, Giustiniano fuggì verso il porto di Tomi, non la Tomi romana nella moderna Romania, ma una città nello stretto di Kerch, quello che oggi è superato dal ponte della Crimea voluto da Putin, spesso oggetto di attacchi da parte dell'Ucraina. Scrivo questo episodio ad inizio 2024 e se mi ascolti dal futuro, spero con tutto il cuore che per allora la guerra in Ucraina sia terminata. Comunque sia, Tomi, il nostro eroico senza naso, riuscì a sgattaiolare su un peschereccio all'ancora prima che qualcuno avvertisse le guardie. Giustiniano riuscì ad allontanarsi in mare con una manovra degna di Jack Sparrow. Anzi, del comandante Jack Sparrow. Il senza naso, da solo al timone del suo peschereccio, iniziò a circumnavigare la Crimea, sbarcando infine di soppiatto nei pressi di Kherson, lì dove la sua piccola odissea crimena era iniziata. Si intrufolò nella città e contattò i suoi amici. Ne aveva ancora. Sia Teofane che Niceforo ci dicono cosa accadde in seguito. Segretamente inviò messaggeri a Kherson e chiamò a raccolta i suoi sostenitori. Questi erano Barasbakourios, suo fratello Stefano il Semplice, Moro Paulos e Teofilos. Assieme a questi quattro si mise in mare. In barca passarono di fianco al faro di Kherson. Poi navigarono fino a Necropela, alla foce del Don e del Dnestr, dove furono colpiti da una terribile tempesta, al punto che tutti loro disperarono di salvarsi. Eccoci infine al momento più difficile. L'avventura di Giustiniano sembrava sul punto di terminare. Tutti erano certi che le acque del mare si sarebbero aperte per inghiottirli. Allora Miaches, servo di Giustiniano, gli avrebbe detto: «Guardate, mio signore, siamo sul punto di morire. Fate una promessa a Dio che se vi salverà e se vi restituirà il vostro impero, allora non vi vendicherete con i vostri nemici». Una normale proposta di ex voto, alla quale Giustiniano avrebbe risposto, secondo i nostri cronisti: «Se ne risparmierò anche solo uno, allora che Dio mi anneghi qui, seduta stante». Che a mio avviso è lassù nell'Olimpo delle risposte fulminanti assieme a «I will be back» di Terminator. E come il personaggio di Arnold Schwarzenegger, anche Giustiniano era pronto a tornare. La tempesta dopo un po' si calmò e la raccogliticcia con briccola riuscì a navigare fino alle foci del Danubio. Qui i nostri eroi si misero in contatto con Tervel, il signore dei Bulgari, l'ultima potenza del Mar Nero che non li voleva morti. Qui Giustiniano avrebbe potuto facilmente gettare sotto l'autobus la sua sposa Kazara, decidendo di risposarsi con una principessa bulgara in cambio del supporto di Tervel. Ma no, Giustiniano amava la sua Teodora. Invece strinse un accordo promettendo sua figlia Anastasia in sposo al Kagan dei Bulgari. Sì, Anastasia, iniziate a notare la vicinanza dei nomi russi e di quelli bizantini? Comunque sia, Tervel decise di essere della partita. I due si accordarono. Quale migliore occasione per il nuovo stato bulgaro di installare un riconoscente imperatore a Costantinopoli? Eravamo nell'inverno tra il 704 e il 705. A primavera del 705 un esercito bulgaro con alla testa un ex imperatore romano privo del naso avrebbe marciato su Costantinopoli. Dite la verità, non credevate che ad inizio VIII secolo fosse possibile un'avventura del genere, degna della fantasia di Emilio Salgari? Ma non è ancora terminata. Tiberio III era a quest'epoca assorbito dalla terribile situazione dell'impero, ignaro del pericolo imprevisto e imprevedibile che stava ribollendo ai suoi confini settentrionali, gli unici pacifici alla sua epoca, dopo l'accordo di pace raggiunto con i bulgari ai tempi di Costantino IV. Poi all'improvviso a Tiberio III giunse l'incredibile notizia. C'era un esercito di bulgari che stava marciando su Costantinopoli. Cosa? Giustiniano II era con loro? Ma non era morto. Poco male deve aver pensato Tiberio. I romani non si rassegneranno mai a farsi governare da un fantoccio dei barbari che, tra l'altro, avevano già detronizzato. Fece sprangare le porte e chiamò in soccorso suo fratello dalla frontiera orientale. Era una crisi gestibile, in fondo. E lo sarebbe stato normalmente, ma non aveva fatti i conti con il senza naso, l'uomo dalle mille risorse.
Giustiniano era ormai un avventuriero ardito e disposto a tutto pur di riconquistare la sua eredità. L'imperatore conosceva la sua città, la sua forza e le sue debolezze. Mai avrebbe preso la regina delle città con un assedio da terra, neanche se avesse avuto a disposizione 10 volte il numero di soldati che aveva. Ma la città, in qualunque momento, poteva votare contro il suo attuale governo e a favore di un altro. Tutto quello di cui aveva bisogno era una piccola spinta, un segnale. Eppure Giustiniano attese 3 giorni di infruttuoso assedio, tra virgolette, in attesa di una ribellione spontanea che non venne, narra il patriarca Niceforo. Per 3 giorni Giustiniano si accampò vicino alle mura delle Blacherne, chiedendo agli abitanti della città di riceverlo come loro legittimo imperatore, ma loro lo rigettarono con scherni e insulti. Era il 21 agosto del 705 e Giustiniano sapeva che o trovava subito il bandolo della matassa o la sua testa sarebbe finita presto a decorare una picca, il prezzo del nuovo accordo tra i bulgari e l'imperatore Tiberio III. Avventuriero come sempre, Giustiniano decise di sfruttare la conoscenza enciclopedica che aveva della città. Come i soldati di Belisario a Napoli, decise di calarsi in un condotto che dall'esterno della città giungeva all'acquedotto voluto da Valente, che entrava nelle mura teodosiane presso la porta di Adrianopoli. L'acquedotto di Valente, tra l'altro, ancora oggi domina il paesaggio di Istanbul, narra Teofane. Giustiniano e alcuni compagni si intrufolarono nella città, senza combattere, attraverso un acquedotto, cosa che mandò la città in confusione. A questo punto l'imperatore si mostrò ai suoi cittadini, comparendo all'improvviso e quasi magicamente in città. A chi lo vedeva esterrefatto, riconoscendolo all'istante per la menomazione al naso, urlò: «Dissotteriamo le ossa!» Che era un modo romano per dire: «Alle armi, rivoluzione!» I cittadini stupiti reagirono nel modo più imprevisto. Di fronte a questo inaspettato colpo di scena, i costantinopolitani, sempre amanti di una bella occasione per fare baldoria, decisero di unirsi ad un ex imperatore che avevano ricoperto di ingiurie solo poche ore prima. D'altronde sembrava dotato di capacità magiche, non era il caso di opporsi ad una tale forza della natura. Un rivolo di persone divenne un torrente, il torrente fiume, e poi la massa d'acqua umana si infranse sul palazzo imperiale. Tiberio III capì subito che era finita e anche che non avrebbe ricevuto alcuna misericordia da Giustiniano il senza naso. Fuggì, cercando di raggiungere il fratello Eraclio. Ma Giustiniano era pronto, appena prese possesso del palazzo delle Blacherne, il palazzo centrale era troppo indifendibile, inviò in tutte le direzioni degli uomini per catturare Apsimar. Lo trovarono ad Apollonia, poco distante, e lo riportarono in città. Altri uomini furono inviati nel Trachesion Thema da Eraclio, che stava realisticamente marciando alla volta della città. Anche il fratello di Apsimar fu consegnato dai suoi soldati agli sgherri di Giustiniano. E fu così che Giustiniano, secondo del suo nome, il senza naso, l'ultimo erede di Eraclio il Grande, riuscì a riconquistare il trono degli Augusti. Il primo che ce la fece, e che ce la fece avendo una menomazione fisica che in teoria avrebbe dovuto squalificarlo per sempre dal regno. Da quel giorno in avanti l'imperatore sarebbe stato conosciuto da tutti come Justinianos Rhinotmetos, Giustiniano il senza naso. Tanti avevano voluto fargli la pelle, tanti lo avevano derubato, ora avrebbero pagato. La vendetta di Giustiniano fu brutale e immediata. Leggiamo Teofane. Eraclio fu trascinato in città con molti suoi ufficiali. Giustiniano li fece impiccare sulle mura. L'imperatore inviò suoi emissari ad altri eserciti nelle province e fece mettere a morte molti ufficiali che gli si erano opposti, oltre a molti che invece non lo avevano fatto. Giustiniano depose anche il patriarca Callinico, che aveva avuto l'ardire di incoronare quelli che lui considerava usurpatori, e gli fece cavare gli occhi. Al suo posto mise un monaco di nome Ciro, proveniente da un monastero della Crimea, che gli aveva predetto anni prima che avrebbe ripreso il suo trono. Come al solito, i patriarchi di Costantinopoli servono alla mercé degli imperatori. Ma la vendetta peggiore l'imperatore la riservò a quelli che considerava i suoi 2 usurpatori. Eh sì, perché Leonzio, per sua sfortuna, era ancora vivo, in un monastero. Sia Leonzio che Apsimar furono portati in catene in città.
Giustiniano indisse allora dei grandi giochi nell'ippodromo e vi assistette dalla tribuna imperiale con le sfarzose vesti purpuree e dorate dell'impero, un posticcio naso dorato sulla faccia e due usurpatori ai suoi piedi. Letteralmente ai suoi piedi. Leonzio e Apsimar furono gettati a terra e l'imperatore assistette alle corse con un piede sul collo di entrambi, infliggendo immagino quante più sofferenze possibile. Quando le corse furono terminate, i due furono inviati nella prigione imperiale e impiccati. A questo punto Giustiniano fece allestire una grande flotta per riportare a casa la sua bella, Teodora. Evidentemente era convinto che il Kagan dei Khazari non l'avrebbe ceduta spontaneamente. La flotta però incappò in una tempesta e buona parte delle navi affondarono. Vorrei quindi concludere questo episodio come conclude Teofane gli eventi del 706. Quando il Kagan venne a sapere del naufragio della flotta imperiale, scrisse a Giustiniano: «Folle! Non sarebbe stato meglio inviare due o tre navi invece che un'intera flotta per prendere tua moglie? Pensi di potermela sottrarre forse con la forza? Sappi invece che hai avuto un figlio. Manda qui un tuo uomo e vieni a raccogliere entrambi. E lasciami in pace». Al che Giustiniano inviò un suo emissario che riportò Teodora e il neonato, che aveva preso il nome di Tiberio. Quando li accolse in città, l'imperatore li incoronò e da allora regnarono insieme. Sui colli fatali di Costantinopoli erano tornati a regnare Giustiniano e Teodora. Guai a chi gli si sarebbe opposto. Grazie mille per l'ascolto della penultima puntata del secolo. Con la prossima concludiamo l'avventura iniziata con l'uccisione di Maurizio e dei suoi figli e dell'avvio della grande guerra persiana. Grazie a Riccardo Santato per le magnifiche musiche, in particolare l'ultima realizzata appositamente per la storia di Giustiniano II e che avete ascoltato negli ultimi minuti. Penso che ormai siamo a livelli cinematografici. Grazie a Valerio, Antonio, Riccardo, Caterina e anche Davide Gemello di Podcast Italiano per essere stati gli attori di questo podcast. Vi informo che il corso di italiano per stranieri è ancora disponibile anche se non c'è più lo sconto speciale. Andate al link che trovate in descrizione. Ringrazio tutti i miei mecenati, in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati, e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David L'Apostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Daniele Traficante, Andrea Franco, Dorel Iordache, Il Bone, Frazemo, Andrea Dago, Emanuele Belotti, Vitali Bestrodnuk, Antonio e Andrea. Grazie anche a Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Tudor X, Jacopo, Riccardo, Enrico, i tre Alberto, i tre Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Jerome, Diego, Flavio, i due Edoardo, i due Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Totila, Vito, Carlo, Matteo, i due Luigi, Simone, Deborah, Pietro, Giorgio, Guido, Plip, Elisabetta, Crap, Valerio, Manuel, Filippo, Zavano, David, Sergio, Emanuele, il Mattur, Furio Camillo, Per, Ladine Tirol, Ambrogio, i due Roberto, Marco, i due Fabio, Giuliano, Tommaso, Alessio, Andrea, i fiori di Lorien e Oliviero. Alla prossima puntata!